Ben ritrovati, nuova puntata di A Tutto Campo. Vado a salutare subito il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli. Buonasera. Che per la cronaca, noi facciamo questa trasmissione da 20 anni, è il primo sindaco che abbiamo ospite. È vero. Saluto Gianni Brunacci. Grazie, buonasera. Invece sarò bene. È l'unico sindaco perché è l'unico che avete chiamato oppure perché... No, è l'unico che è venuto. Ah, quindi chiamare... Chiamare ci abbiamo provato, ne abbiamo passati non tanti. Prendiamo atto di avere un sindaco sportivo. Eh beh, questo fa piacere. Anche perché, magari se non fosse accaduta questa situazione forse non ci sarebbe neanche stato modo. Invece il sindaco che ha da tempo insomma seguito da vicino queste vicende dell'Arezzo, vicende che non passa giorno che non ci sia una nuova vicenda, una nuova cosa, perché oggi Orgoglio Amaranto, dopo vedremo il servizio, ha presentato questa iniziativa L'Arezzo non muore, una sottoscrizione, no, per arrivare alla data del 15 marzo che è l'udienza in cui si cercherà di ottenere l'esercizio provvisorio, con facendo vedere che insomma ci sono le risorse per arrivare alla fine del campionato. Poi però qualche minuto fa è arrivata la nota di Fabio Gatto di Now Solution che ridà nuovi segnali di vita. Ci eravamo lasciati con lui in attesa di questo di questa addirittura cessione tramite un advisor, poi non si era saputo più niente. Era in fuga, per essere precisi. Era fuggito. E dopodiché lui dice che si è trovato questa mattina una notifica fallimentare per 5.332 euro. Lui dice: io sono pronto a pagarla anche domani. Dice di aver già fissato un appuntamento per risolvere questa cosa, e quindi questo atto eviterebbe, no, il fallimento, o comunque sia quella che era la procedura che era partita. Poi accusa Grassini e Lucchesi, che erano i due soggetti che da tempo erano accostati all'Arezzo. Tra l'altro uno credo abbia delle società offshore, credo da alcune ricerche che abbiamo fatto ha una società dormiente a Londra, era un fondo inglese dormiente dal 2016, e in sostanza dice che queste due persone hanno preso in giro la città di Arezzo, ma entro prima del 15 trovo l'investitore, se volete, perché dice se non volete lascio tutto. Allora chiedo al sindaco, ecco, come si commentano queste frasi? Commentano da soli, cioè io non credo che si possa ancora continuare ad avere fiducia e poterci affidare a persone che hanno meramente, insomma, fallito rispetto agli obiettivi che già ci eravamo posti per il 16 di febbraio e che fino alla sera prima dicevano pago, 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 e poi la mattina dopo non hanno pagato e hanno quindi prodotto un'altra ulteriore penalizzazione per l'Arezzo. Quindi io, diciamo che io mi fido di tutti fino a prova contraria. Ora mi pare che noi la prova l'abbiamo già avuta, che a fronte di una manifesta intenzione di produrre un pagamento, questo non è avvenuto, non c'è motivo perché debba avvenire il 16 di marzo, insomma, non sì, la vedo. Questo non era, diciamo, il pagamento del 16 febbraio non spettava Neos, diciamo, perché chi l'aveva promesso era il presidente Matteoni, ma Neos era nella società chiamasi gioco delle tre carte. Sì, questo, tra l'altro Neos era invece responsabile della penalizzazione di dicembre, quando avrebbe dovuto pagare gli stipendi che non ha pagato. Già, esatto. Ecco. Quindi precisiamo. E se paga questi 5.000 euro, però, ecco, quello che era un po' il piano di salvataggio rischia di essere minato. Certo. Diciamo, per questa istanza di fallimento qui sì, però non è la sola possibilità per invocare un fallimento. Cioè, io vorrei sapere anche il revisore unico cosa pensa di questa cosa. Probabilmente lui ha in mano delle carte che possono comunque essere prodotte alla Procura della Repubblica, rispetto alle quali forse si può andare a una procedura fallimentare d'ufficio. Io pensavo francamente che la società, per quello che non ha fatto fino ad oggi, avesse tutto l'interesse invece che la procedura fallimentare si attivasse il prima possibile, quindi addirittura ero per far sì che qualcuno chiedesse a Neos di rinunciare al termine a difesa che produce la data del 15 di marzo come data per la prima udienza, in quanto se la società rinunciasse ai termini di difesa questa potrebbe essere anticipata e darebbe più tempo per poter arrivare al 16, che è il giorno immediatamente dopo il 15 per l'appunto, per procedere col pagamento.
questa loro uscita mi fa capire che invece vogliono ancora allungare il brodo, non ho capito, mi stupisce un po' sta cosa, ecco. Sì, stupisce, soprattutto non si capisce quale sia la finalità, perché... Ma si può supporre. Cioè? Cioè, ora, dispiace dirlo, però complessivamente mi pare di poter dire che quello che nega Ferretti, cioè il fatto che lui sia legato un po' a tutti questi movimenti, in realtà mi sembra l'unica possibilità. Io dico quel che penso, dopodiché... Mi sembra l'unica possibilità, cioè io penso che Ferretti in qualche modo voglia vendicarsi degli aretini che l'hanno maltrattato, secondo lui, e nello stesso tempo voglia salvarsi da un eventuale fallimento. E con questi passaggi che ha fatto in modo di tirar fuori la sua persona dall'eventuale fallimento, perché poi c'è un passaggio... porta, diciamo, buona fede, praticamente alla fine lui sparisce dal tutto. Poi questo tentativo di Neus, o questo annuncio di Neus di pagare questi 5.000 rotti euro mi fa pensare che invece non vogliano che il percorso verso l'amministrazione provvisoria vada in porto, perché in questo modo si salverebbe l'Arezzo. Questa è la mia idea, perché se no non c'è un'altra, dal mio punto di vista non c'è un'altra spiegazione. Poi se qualcuno me la dà, io sono disponibilissimo. Anche perché poi potrebbero venire fuori. Credo che sia stato, cioè, anche il fatto che, questo è un po' il dubbio che abbiamo avuto tutti, cioè del perché anche di fronte a eventuali interessamenti che abbiamo documentato anche la settimana scorsa. Non secondari che c'erano stati, come mai si erano comportati in quel modo, cioè come mai non si erano neanche messi, cioè si erano messi a sedere, ma poi la cosa era finita lì, quando c'erano delle soluzioni che sembravano abbastanza percorribili. Cosa si voleva evitare allora? Che si andasse a approfondire troppo? Sì, però la anche in quel caso, come ci ha raccontato Nario Cardini tavolo la settimana scorsa, anche in quel caso, diciamo, c'è un movimento che va nella direzione che dico io, cioè io arrivo, ti propongo, insomma, cifre importanti, lì si parlava di 800.000 euro all'anno, e tu mi dici no, perché io ti lascio un po' di quote e tutte le volte c'è da pagare, poi anche te devi pagare la tua parte, insomma, no? Ecco, questo è il discorso. Allora, che società è quella che non è in grado di ricevere un aiuto in Serie C da 900.000 euro con uno sponsor importantissimo, perché ha lo sponsor che portava questa società energetica, è una società che vende energia svizzera, interessata al mercato toscano. Arezzo è un luogo dove ci sono un sacco di aziende produttrici che possono prendere energia da AOL. Aul è lo sponsor del Parma, quindi della non prima... Non è Aun, però. No, come si chiama? È un altro nome, ma non è Aun. Ecco, ora mi sfugge. Perché Aun credo faccia un'altra cosa. No, vabbè. È comunque una società svizzera che vende energia e che sponsorizza il Parma e altre situazioni. E, diciamo, questi erano disposti a mettergli 600.000 euro, loro soli. Ma di che si parla? E come è possibile? Che società è quella che non è in grado di riceverli? Non è una società. Tra l'altro lui raccontò di averli già proposti a Ferretti. Sì, lui ha detto tre volte, ha chiesto il permesso alla società di poter sponsorizzare questa situazione. E tre volte gli è stato dato il permesso. E tre volte gli è stata respinta l'offerta. Ecco, sì, ne aveva conoscenza di questa specie di, non so, chiamarla cordata, quello che era. No. No. Questi non ma sono sì, fatti. Sono quelli con a capo Minetti. Lo studio Minetti. Ah, ecco. Il nome non lo conoscevo. Sì. Conoscevo Minetti, che è sempre stato, diciamo, propalatore di interessi di terzi, ma non credevo che fossero arrivati fino a questo punto. Erano questi. Ce l'ha raccontato Cardini, che era il direttore sportivo in pectore, di questa ricordi? Operazione. Non so se no? Sì, vabbè, è sempre il solito gioco, cioè si va a cercare la società sportiva perché in realtà ci sono mire di altro tipo che riguardano di fatto l'assetto urbanistico edilizio dello stadio. Questo non è il primo, non sarà l'ultimo, ci sono ancora soggetti che mi stanno mandando messaggini, io li conservo tutti, perché vorrebbero potersi occupare dell'Arezzo. In realtà si vogliono occupare non dell'Arezzo, ma dello stadio di Arezzo, perché questo può rappresentare uno sviluppo. Chiunque viene da fuori non può essere un tifoso dell'Arezzo. È chiaro.
perché bisogna parlarsi chiaro. Ma fosse solo questo. Non siamo mica la Roma o il Milan o la Juve. Beh, il problema non è tanto quello del tifo, e va benissimo anche che qualcuno possa avere degli interessi su piazza. Io non credo che sia un gran problema neanche per l'amministrazione, purché leciti naturalmente, che rispettino le regole. Ma il problema è un altro, che qui noi bisogna smuoversi come città. Cioè, siamo stati veramente presi in giro. Bisogna sentire l'orgoglio di essere aretini e darsi da fare per sistemare per quanto possibile le cose. E neanche solo fino a giugno, diciamo la verità, perché non è che a giugno poi c'è Jolly. Jolly va trovato per strada tra qui e giugno. Bisognerebbe andare all'amministrazione provvisoria e trovare nel frattempo una società capace di dare un futuro all'Arezzo. Ecco, Sindaco, come stanno andando questi contatti, no, che da tempo ormai sono in corso? Ma diciamo che ora si deve un po' rifare il punto a capo, perché la procedura di tipo fallimentare, quindi l'esercizio provvisorio, apre una fase nuova, una fase nella quale praticamente non c'è più la presenza pressante del debito verso terzi, ma rimangono soltanto i debiti sportivi. Questa è la novità della gestione provvisoria. Questo è stato un punto di chiarezza che ha fatto esattamente con me la Lega Pro attraverso il suo segretario generale Francesco Ghirelli. Rimanendo in piedi solo il debito sportivo significa lo stipendio dei tesserati e i contributi verso la federazione, quindi un quantitativo di diciamo provvista economica molto inferiore rispetto a quello che avrebbe dovuto saturare tutto il recupero del debito verso terzi, e quindi una possibilità, come dire, tra virgolette scontata rispetto all'ingresso di privati, quindi va reimpostato nuovamente il discorso. Fra i soggetti possibili per gestire questa fase, perlomeno per iscritto, perché ne ha lasciato dichiarazione espressa a un giornale locale, per adesso c'è stato ufficialmente il solo Di Matteo. Molti altri imprenditori aretini si sono fatti vivi, se non con me direttamente, con Paolo Bertini, dando disponibilità a far parte di questa cordata. In che misura e a che condizioni ancora non abbiamo la certezza del numero totale, però ci sono degli imprenditori. Ora io vi do un'anticipazione, non uscirà domani perché ne voglio rivedere il testo con tranquillità dopo questa giornata convulsa che c'è stata, compreso questo comunicato. Sì. Domani la rimetterò, diciamo, un pochino al pulito, ma io farò uscire sui giornali, sui due giornali, diciamo, massima tiratura locale, oltre alle testate web, un appello alle imprese aretine perché si facciano carico in un modo o nell'altro di questa situazione, non che ne abbiano responsabilità, anzi non ne hanno alcuna, però se, come io penso, la squadra, il nome di Arezzo è un simbolo in questo momento per tutti, io chiedo, e lo faccio anche attraverso questa trasmissione, che ci sia una presa di coscienza da parte degli imprenditori che un fallimento, il terzo, di questa società in un momento particolare come questo significhi un minus per tutti coloro che operano ad Arezzo, ma che operano anche fuori da Arezzo, perché a un certo punto si sa che un'azienda è aretina e quando poi la si va a interpellare si ricorda che in quella città è venuta meno una parte del mercato, è venuta meno una banca, adesso viene meno ancora la squadra di calcio, quasi che Arezzo sia una città dalla gestione fallimentare. Ecco, da questo dobbiamo uscire tutti quanti, quindi io farò un appello a che ci sia il massimo possibile di risposta che può andare dalle poche migliaia di euro, io spero a qualche decina di migliaia di euro e forse anche più, da parte di quel corpo imprenditoriale sano che c'è nella nostra città. Se ha a cuore che il nome della città rimanga alto, probabilmente ci sarà la possibilità per loro di partecipare a una cordata, diciamo, a un azionariato, chiamiamolo tra virgolette, diffuso. E quindi non soltanto i semplici cittadini, come stanno facendo gli amici di Orgoglio Amaranto, ma anche degli imprenditori che anziché mettere 10 o 50 euro lo mettono 10.000 o 50.000, tanto per parlarsi chiaro. Ecco, ma dopo, premesso che, cioè, se la situazione arriva, che c'è questo esercizio provvisorio, si arriva a fine stagione, c'è poi un'asta allora, del titolo sportivo? Allora, cioè questi questo ora non sta a me dirlo, però lo prefiguro ovviamente. Tutto, io oggi ho parlato con i giocatori, gli ho detto i punti da superare sono tre. Il primo è quello che il giudice che ha
diciamo, la facoltà di concedere l'esercizio provvisorio, si convinca di questa opportunità e lo conceda, e nomini anche un curatore, un esperto che poi alla fine dovrà prendersi un po' a cuore questa situazione, perché non dovrà fare semplicemente il contabile del più e del meno, perché se non sarebbe da punte parti, ma deve anche inventarsi attività come stanno facendo a Vicenza. Hanno inventato le sciarpe, le magliette, cioè tutta una serie di gadget che riescono a portare reddito dentro questo esercizio provvisorio, a far sì che la squadra riesca ad andare avanti. Il secondo è trovare degli imprenditori che mettano dei denari per fare i pagamenti ogni mese di quello che è il debito sportivo, chiamano col suo nome. E il terzo è che la squadra giochi, e per questo io ero lì a parlare con loro. Però non gli ho inventato nulla, gli ho detto le cose come stanno. Spero di avergli dato, non certezze perché non ce ne sono, ma insomma la serietà di chi gliele proponeva. Quindi, che non è poco rispetto a chi si è presentato adesso. C'è la pubblicità, scusa, ripartiamo subito. Eccoci qua, seconda parte, insieme al sindaco Alessandro Ghinelli. E quindi, no, scusatemi, sì, se concludo, ci eravamo lasciati sul discorso che chi partecipa economicamente poi alla fine del campionato, quando la società verrà, il titolo sportivo verrà messo in vendita, verrà messo all'asta, possa avere un qualche diritto, diciamo, in più degli altri. Ecco, questo è tutto un percorso da costruire, che deve costruire il curatore, il soggetto che gestirà la fase provvisoria, e che ritengo possa essere messo in atto, ma non si può dire prima quello che avverrà. È evidente che sta nelle cose, no? Che le persone, i soggetti, le società, i soldi ce li mettono, alcuni di loro perlomeno, soltanto se vedono che poi alla fine c'è, non dico un tornaconto, ma c'è un ritorno in termini di acquisizione del titolo sportivo, che è poi quello che noi tutti vogliamo, cioè che questo titolo sportivo rimanga, perché la società rimarrebbe in Serie C. Però non si può escludere che quando ci sarà quest'asta poi si presenti qualcuno che non ha dato nulla, tipo da fuori, e questo volevo chiedere, appunto. No? Ma non è possibile, questa è una domanda, sì, ma è possibile interromperla l'amministrazione provvisoria oppure no? Mettiamo che ci sia un imprenditore che decide di versare una somma importante, o un pool, che decide di versare una somma importante a aprile. Che cosa succede? L'amministrazione provvisoria va avanti? Io credo che il curatore debba fare gli interessi della società. Assolutamente, ma questo si tratterà che di vedere quali saranno i più e i meno di questa gestione e in che termini verrà, tra virgolette, portata avanti. Una cosa è certa, che una volta che è avviata, o si conclude attraverso la vendita del titolo sportivo o si conclude col saldo di tutti i debiti della società. Benissimo. Ma non credo che questo sia nelle corde di chi oggi entra, se no l'avrebbero già fatto. Questo, no? È difficile. Un'altra cosa. Si parla di spese relative all'ambito sportivo, ma sì, l'ambito sportivo richiede anche altre spese. C'è da andare a fare le trasferte, ci sono gli steward, ci sono tante cose. Ci sono i magazzinieri, c'è chi coltosa l'erba, chi pulisce lo stadio. Sì, ora quelli, scusami se ti correggo, quelli sono costi di gestione che vanno sostenuti. Sì. Io parlavo di quello che chiamiamo il debito sportivo, verso il soggetto, i giocatori da un lato, la federazione dall'altro, che devono avere contributi. Ma anche dipendenti, comunque, vabbè. No, tra l'altro si diceva prima anche perché a Vicenza, per dire, la cosa è andata più spedita perché si è mossa la procura, no? Sì, esatto. Qui invece abbiamo un regime ordinario, questo qua. Peraltro a Vicenza sono in difficoltà ad andare avanti, mi risulta. Non è semplice. La situazione è anche peggiore di qua, debitoria. Sì, perché c'è una posizione debitoria 4-5 volte tanto. Esatto. In realtà complessivamente è 6 volte tanto, perché si parla di 12 milioni di euro a fronte dei nostri... quelli attuali dell'Arezzo sono 2, quindi è 6 volte tanto. Quando, se è successo ovviamente, no? Perché in cuor nostro non lo potevamo esternare più di tanto, no? Però è chiaro che qualche dubbio sulla figura di Matteoni era venuta un po' a tutti, no? Penso che non diciamo nulla di sbagliato, no? Nel senso che soprattutto nelle ultime settimane, anche alla luce, insomma, di alcuni approfondimenti che erano stati fatti anche alle sue società, e, insomma, diciamo una serie di elementi che messi insieme col senno di poi probabilmente rappresentavano un indizio, ma negli incontri, anche quelli che c'erano stati, era mai venuto, ecco, un sospetto che le cose non stessero come lui voleva far vedere? No, ma no, io ora se la devo dire tutta, non so quanto Matteoni fosse dentro la partita in maniera consapevole, nel senso che lui poi alla fine i denari li ha tirati fuori,
quando è entrato e poi li ha ritirati fuori in un secondo momento, quando perlomeno me ha detto io dovevo avere delle quote di partecipazione da parte di Neos, al momento in cui io gli chiedevo di versare queste quote loro mi rimandavano a tempi successivi al 16 del mese che rappresentava la scadenza e quindi ce l'ha dovuto mettere lui e credo ce l'abbia messi lui alla fine. Quindi se la si guarda un pochino da lontano, a me appare chiaro, a meno che non ci siano altre cose sotto ma che non riesco a intravedere, che in realtà lui i suoi soldi ce l'ha messi. Non sono d'accordo. Non sei d'accordo. Ma capisco il ragionamento, è un ragionamento che ha una sua logica, ma più che altro l'aveva, secondo me, perché poi a cose fatte emerge come che il fatto che questo Matteoni non fosse assolutamente in grado di portare avanti la società. E allora chi gliel'ha fatto fare di tirar fuori quei soldi? In realtà io credo che quei soldi abbiano sempre la stessa origine. Quella che ho detto prima, sì. Non ripeto. Sì, perché poi soprattutto continuare negli ultimi giorni quando questo è stato grave. Ecco, che le quote le aveva già l'aveva venduto. Questo è stato grave. L'ultima mattina, alle 10, alla Radio F. Sì, questo è stato sicuramente grave. Io l'ultima volta che l'ho visto è stato ormai a questo punto 4 settimane fa, quando è venuto allo stadio e appunto mi ha per l'ennesima volta poi parlato di questo progetto per lo stadio che lui aveva pronto e io l'avevo già detto, vabbè, fammelo vedere, fammi vedere di che si tratta, vediamo di valutarlo, però questo progetto non è mai venuto fuori. E quindi però lì ci siamo lasciati con questa intenzione che anche per lui, imprenditore edile, questa vicenda aveva un connotato, insomma, di chiara rientro economico che derivava dalla costruzione di volumi commerciali, non so bene che cosa, perché questo progetto alla fine non è mai venuto fuori per lo stadio. Però devo dire che proprio nelle ultime volte che ci siamo parlati, ma prevalentemente allo stadio, perché poi di colloqui privati non ce ne sono stati, lui di fatto l'ho trovato un po' impreparato sui temi che stavamo affrontando, molto. Cioè un po' insomma, ingenuo, io poi spero che sia ingenuità e non malafede, io sono sempre positivo, no? Sono sempre, il bicchiere vedo sempre mezzo pieno, poi ci può stare tutto, però una bella figura non ce l'ha fatta, quindi alla fine dei salmi voglio dire chi gliel'ha fatto fare di entrare in questa girandola di schiaffi anche a lui. Sono arrivati 6 giocatori che non aveva senso portare ad Arezzo nella campagna acquisti. Questi 6 giocatori che non giocavano almeno da 6 mesi e qualcuno da 1 anno, va bene? Possono anche aver portato un vantaggio a chi ce l'ha portato. Ah beh, questa è una delle ipotesi. Che è uno dei suoi manager, ma non a lui. Che erano di Neos poi quelli. Perché di sicuro a Zavaglia. Di sicuro a Zavaglia, poi bisogna vedere se... Ce l'aveva messi Neos, tra l'altro, no? Perché lui è arrivato dopo, nel senso, questa è la cronostoria, nel senso quando arriva Neos annunciano Zavaglia, tra l'altro non c'è mai stata neanche, se vi ricordate, neanche una presentazione ufficiale, che questo fu anomalo, no? Uno arriva a una nuova proprietà, di solito fai una presentazione, qui non c'è niente nulla, ma poi è sboccato dal nulla questo Matteoni che non aveva quote, no? Così è andato. Addirittura frainteso per un'altra persona con un consiglio Matteoli, non era un fraintendimento però, perché poi si è scoperto che in effetti una proposta gli era stata fatta a Matteoli. Certo, curiosa l'assonanza. Comunque va ricordato che Zavaglia è colui che ha portato Ferretti ad Arezzo. La fine Zavaglia c'è sempre tempi. No, tra l'altro doveva essere un mercato che doveva servire a ridurre i costi, poi io gli feci la domanda quando ho finito il mercato a Matteoni certo. Che lui rimase che non sapeva, che gli chiesi i costi sono ridotti o sono aumentati dopo il mercato, no, ha fatto così più o meno. E poi dice più o meno sono rimasti uguali, ma cioè una situazione noi così abbiamo indebolito una squadra e abbiamo mantenuto anche i costi, il mercato era uno degli indizi che le cose non stavano paradossale. Andando una situazione penso che non c'è un precedente in Italia di una situazione, cioè di come è stata gestita, annunci contro annunci. Ora, ammesso che vada avanti la questione sportiva, quindi che Arezzo continui a giocare, che vada Olbia, eccetera, eccetera. No, Olbia ci va, penso. Sì, benissimo. Se noi ci troviamo nelle peste sportive, intendo, quindi lasciamo perdere per un attimo i conti, è per quella campagna acquisti. Perché lì noi abbiamo tolto 2 pedine fondamentali della squadra e non le abbiamo sostituite, se non in parte con Lulli, che però si è infortunato subito, quindi non c'è stato utile.
Ecco, visto che si è parlato di Matteo, si è parlato anche di questo gruppo che probabilmente non sarà disponibile come sarebbe stato qualche mese fa, però forse, disse Cardini, nel finale ci si può lavorare, sì. Perché se si riuscisse a mettere già insieme questi due blocchi, insomma, non sarebbe male. Ma io scusatemi tanto, ma bisogna che vada avanti con la mia idea, sì. Perché già una volta... In qualche maniera, non è che mi sono fatto distogliere, però io ho fatto una costruzione che aveva un senso e una credibilità, e poi la vendita non è avvenuta verso questa compagine, ma verso altri. Cioè, secondo me lo schema deve prevedere necessariamente degli imprenditori aretini. Scusate se io insisto su questo fatto. Meglio sarebbe se fossero tutti aretini, ma probabilmente non c'è disponibilità per far sì che da qui a fine anno, diciamo a fine campionato, ci possa essere un'intera gestione di imprenditori aretini. Per questo la necessità, opportunità di Di Matteo, che mi risulterebbe, uso il condizionale perché non ci ho parlato io, quindi è una notizia che mi viene riferita da persona fidata, ma non ci ho parlato io personalmente, che è disposto a entrare nella compagine anche se non con una quota di maggioranza, cioè anche se non con il 51%. Devo dire che perché io poi con Di Matteo ho portato avanti questo schema, perché di tutti i soggetti che a vario titolo mi hanno avvicinato per ragionare della società, lui è stato l'unico che aveva un progetto sportivo, lui ha parlato di calcio e in maniera... Cioè, e non si è nemmeno parlato di sviluppi edilizi dello stadio, erano sul sottofondo ma non se ne è mai parlato completamente. Lui ha parlato di giocatori, ha parlato di riduzione dei costi della squadra, ha parlato di programmi, ha detto chiaramente che le squadre che giocano i gironi di Serie C, salvo una gestione particolarmente virtuosa, sono destinate in un anno a accumulare più debiti che non crediti, e quelli bravi 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 la fanno pari. Però aveva un disegno, un progetto che prevedeva una crescita della squadra, e dietro a lui poi c'era tutto il discorso degli imprenditori aretini. Quindi è stato l'unico che a me mi ha dato un minimo di fiducia. Benissimo. Perché, anche perché poi a pelle è uno che il calcio gli piace. Esatto. È uno, allora, che l'ha già fatto. Stavo per dire, lui in realtà lo fa per mero piacere. Ora, non è solo quello. Sì, però, ma insomma... Lo fa perché gli piace questo, sì, esatto, questo giocattolo. A me l'ha spiegata così. Gli piace questo giocattolo, lui interessi non ce l'ha qui, ce l'ha più che altro altrove, sì, e quindi lo fa perché gli piace. Ma è chiaro che anche quando dice io sono disposto a mettere lì fino a, no? Sì, sì, all'anno, dice una cifra limitata, il che è credibile, fa pensare, no? Esatto, fa pensare che, cioè, sia non millanta. Il problema nel momento in cui si è verificata sta cosa è che quella cifra non era neanche vicina a, esatto, quella che serviva. È per questo che forse non si è andati in quella direzione. In realtà poi non ci siamo andati, in realtà ci progetto, siamo andati perché il venditore non gli ha venduto il progetto era, ecco, tanto il venditore ha fatto una nota qualche giorno fa che avete letto, a parte l'italiano, lasciamo stare, diciamo difficilmente comprensibile. Trapattoni ha scritto. Così, può darsi Trapattoni che l'abbia effettivamente composto, ma diceva, a un certo punto ce l'aveva anche col sindaco, perché diceva sono rimasto deluso dall'amministrazione perché non sono stato coinvolto, diceva una cosa, sì, del, no, genere. Non era stato informato di questa cosa di Di Matteo. Di, penso, no, che lui fu il primo a Matteo fare la faccina, scrisse un, sì, post, ti ricordi, di Matteo, subito quando Matteo, si parla di Matteo, fece di Matteo, sì, con una faccia strana, scherziamo, no? Esatto. E avete avuto la sensazione, ecco, che Ferretti non volesse in realtà vendere? No, ora, che non volesse, cioè, vendere, hanno, no, ma che non si sono trovati economicamente, sì, è palese, no? È la palissiano, cioè c'è stata un'offerta, io credo, concreta, ma da io parte, insisto, dall'altra parte non, no. Insisto a dire che siccome Di Matteo una sua affidabilità pare averla nei termini in cui ha detto, mm-hmm, in cui si era impegnato a, sì, sì, andare avanti, perché non... mentre tutto l'iter va avanti, non c'è bisogno di fermare niente, ma perché non parlare di nuovo con Minetti e vedere che cosa succede? Ecco. Perché lì ci sono anche imprenditori aretini, oltre a uno sponsor di fuori, ma gli sponsor si sa, si trovano in tutto il mondo, voglio dire, non è che dal punto di vista dello sponsor... Se ne può parlare? Assolutamente sì. Assolutamente sì, non è che questo sia, cioè, precluso, non è che sia, no? Esatto, il percorso, certo, può andare avanti lo stesso.
Ora, però, quel comunicato di Gatto lo mette in dubbio questo percorso. Sì, infatti, questo, cioè, è questo mi fa paura anche per quel che riguarda l'atteggiamento della squadra. Perché se questo va a pagare il debito, la squadra chi lo riceve è obbligato a chiudere la procedura. E quindi la squadra poi si trova un'altra volta in una situazione poco chiara per loro, insomma. Pubblicità. Siamo ritornati. Allora, io adesso vedo il servizio di orgoglio a Maganto di questa iniziativa che è stata presentata, questa sottoscrizione per quanto riguarda i tifosi che sono invitati, ma anche le aziende sono invitate a dare dei contributi proprio per dire l'Arezzo non muore. Vediamo. Iniziare a raccogliere dei fondi per potersi presentare diciamo nella maniera più adeguata nel momento in cui si dovrà decidere l'esercizio provvisorio. L'Arezzo non muore. Il comitato dei tifosi Orgoglio Amaranto apre un conto corrente per cercare di salvare la società e terminare la stagione. Il 15 marzo ci sarà infatti l'udienza al tribunale fallimentare per cercare di ottenere l'esercizio provvisorio. Servirà circa 1 milione di euro per portare a fondo la stagione. Mentre il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli sta cercando di mettere insieme alcuni imprenditori, il comitato Orgoglio Amaranto lancia un conto corrente aperto ad aziende e singoli tifosi. Saranno possibili versamenti in vari tagli che saranno ricompensati con una pergamena ricordo. Intanto c'è la copertura per le spese della trasferta di Olbia. La squadra infatti sembra intenzionata a scendere in campo. Con diciamo le iniziative che abbiamo messo in campo contiamo di raccogliere una cifra buona che ci possa permettere di coprire quelle che possono essere le spese di gestione di trasferta da qui alla fine della stagione e soprattutto di poter sostenere il settore giovanile. Questi sono, diciamo, i nostri obiettivi principali. Noi ci dobbiamo far trovare pronti e più che altro dobbiamo far vedere che Arezzo è partecipe, c'è. Quindi dobbiamo avere una grossa risposta in termini numerici. Io spero che ci sia tantissima gente che aderisca all'iniziativa, perché è importante far capire che Arezzo c'è, che Arezzo può e ce la possiamo fare tutti insieme. Un bel messaggio che... sicuramente, un bel messaggio che io sono convinto avrà anche un buon ritorno. Mi è piaciuta anche un po' la presentazione, cioè il fatto che con questa raccolta fondi si intendono coprire le spese vive, no? Di trasferta, quindi diciamo dare la possibilità alla squadra. Sarebbe già tantissimo, e a questo punto invece chi mette le cifre più cospicue serve per pagare gli stipendi. Anche portare il fondo campionati delle giovanili è importante. Sì, c'è poi anche l'altro discorso che si è aperto con la federazione. A proposito, fatemi ringraziare espressamente Francesco Ghirelli, perché lui è stato, a parte che ci ha spiegato esattamente come funziona questa cosa della gestione provvisoria, che è già sperimentata anche da altre parti e in questo momento è in atto a Vicenza, ma insomma è stato lui poi che vedendo questa situazione, lui non è che l'ha fatto per l'Arezzo, l'ha fatto per la regolarità del campionato, della Serie C, ha chiesto poi alla presidenza la sospensione, o meglio il rinvio della partita con Livorno, cosa che poi puntualmente è avvenuta, però insomma ci ha messo del suo, è stato attivo e quindi io non posso fare altro. Che sono mancate da parte degli altri. È evidente, però insomma l'uomo ci ha messo la faccia anche lui, insomma. Certo. Assolutamente. Ti ricordi che era venuto qui Gianluca Ius qualche mese fa? Certo. E voleva dire la sua su questa situazione, adesso se riusciamo un attimo a collegarci, che lui un po' aveva previsto quando era venuto qui, dice non pensate che arriva uno via 300.000 euro, perché se accade, lui disse no, sicuramente non è serio, purtroppo, e in questo caso aveva avuto ragione. Adesso se riusciamo, proprio qualche minuto. Quindi adesso Sindaco, però io questo comunicato di Gatto, effettivamente sì, un po' di allarme lo desta. Sì, lo desta, però non ci scordiamo che comunque c'è una situazione debitoria acclarata, rispetto alla quale il dottor Fratini ha fatto un'istanza di fallimento, però torno a ripetere, il revisore unico è in grado di dare compiutamente alla procura quali sono i termini di questa situazione debitoria, rispetto alla quale il fallimento, la procedura di fallimento può andare avanti anche perché la procura se ne fa carico. Quindi voglio dire, non è che è chiusa qui se per caso avviene questo pagamento tra il la Neos, sì, e il dottor Fratini. Tra l'altro ce l'hai letto tu, io non l'avevo letto, pare che ci siano già dati un appuntamento. Qui dice così. Io li inviterei a sottoscrivere questo pagamento presso la sede sociale dell'Arezzo, allo stadio. Facendolo sapere a tutti. Io lo sto dicendo.
Lui ha detto, perché poi il giorno dopo, anche per capire insomma che se sarà fatto vivo qualcuno, l'avevamo poi chiamato, lui ci disse che il prossimo annuncio sarebbe arrivato da Roma, ha detto che lui a Arezzo non torna, gatto. Beh, io mi auguro che l'esperienza, il dottor Frattini non voglia arrivare a Roma lui, insomma. Visto che deve possiamo offrire un caffè nella sede dell'Arezzo, no? Certo. Visto che deve riscuotere, no? Questo insomma. Quindi, comunque sia, questo non preclude quindi altri posti. Assolutamente, quindi la strada è comunque aperta. È chiaro che un intralcio lo costituisce in questo momento. A perdere tempo, più che altro. Ora, io francamente non so a cosa serva perdere tempo in una situazione come questa. Cioè, più ci si allontana dalla data dell'udienza di fallimentare, e più i debiti continuano a crescere. Io non so. Allora, salutiamo Gianluca Ius, buonasera. Buonasera. Buonasera, ce lo alzate un attimo in studio. Dicendo che quando era stato qui qualche mese fa, insomma, aveva fatto questa, non so se chiamarla profezia, ma insomma aveva detto: non pensate che uno arriva il giorno prima del 16 dicembre, mette 300.000 euro e risolviamo la situazione. Le aveva detto: sono disponibile, no, a parlarne, a vedere come si può fare, e però i fatti insomma sono andati diversamente. Sì, è una domanda? Sì. Va bene, penso che i fatti parlino. Sì, prego. Un po' disturbato, detto, penso che i fatti parlino da soli per quello che è successo. Io l'avevo detto, come l'ho sempre detto in tutte le operazioni finanziarie che mi hanno riguardato, non credo alle chiacchiere. Purtroppo voi avete perso parecchio tempo, voi inteso come tifosi in particolare, avete perso molto tempo credendo alla manna dal cielo, poi adesso continuo a sentire storie di fondi esteri, di altre pagliacciate, altre buffonate, cioè io non capisco come si possa ancora prendere in giro una collettività, una città intera con queste buffonate, sinceramente. Perché il fondo, qualsiasi tipo di fondo, se fosse stato interessato a mesi fa era un conto, ad oggi sono solo pagliacciate, sono pronto a firmarlo col sangue, perché una società che ormai è fallita, io non capisco quale fondo estero possa essere interessato. No, infatti poi oggi c'è stata, l'abbiamo detto prima, la nota della Neos che dice che questo fondo era di un certo Grassini, e che si sono tirati ovviamente indietro e che è disposto a pagare per evitare il fallimento. Quello che chiedo anche da esperto di società, di acquisizioni, la strada dell'esercizio provvisorio potrebbe essere utile per, cioè il sindaco che ascolta tra l'altro, Alessandro Rinelli che è in studio. Buonasera. Buonasera sindaco. Buonasera. Salve. Può essere, quella dell'esercizio provvisorio, sì, può essere una strada vincente? Assolutamente sì, io credo che prima di tutto bisogna far piazza pulita di tutti questi fenomeni che si sono avvicendati dopo Ferretti, e anche perché ormai è agli occhi di tutti, penso e spero insomma, chi sia stato il regista e l'aiuto regista di questa tragedia, più che commedia, proprio è stata una tragedia, commedia perché insomma hanno recitato fino all'ultimo la parte dei super imprenditori, degli esperti di finanza, quali ovviamente non sono, lì hanno mandato allo sbaraglio una persona che poi se ne è uscita in una delle poche interviste che io ho letto e che ho seguito: se gli imprenditori aretini mi seguono, l'Arezzo non fallisce. Beh, non penso che gli imprenditori aretini, se seguono, se fanno un progetto, cosa che forse adesso dovrebbero fare con l'aiuto del sindaco, se la sente, perché prima, fino adesso, ha avuto le mani legate dal regista e dall'aiuto regista che ha creato tutta questa roba qui. Se adesso il sindaco riuscisse a mettere in piedi un po' di imprenditori realmente interessati a mantenere in vita questa società, bisognerebbe, io adesso parlo da profano perché dovrei vedere comunque le carte e i numeri, una volta visti le carte e i numeri si fa un piccolo bilancio, un bilancino di previsione fino alla fine campionato, si vede quello che è il fabbisogno, si porta avanti la società,
e soprattutto si garantiscono gli stipendi a quei ragazzi che hanno dato l'anima fino ad oggi, quindi vanno assolutamente onorati, e anche che la cittadinanza faccia un'operazione del genere la vedo anche molto, insomma, la vedo opportuna come cosa, e si potrebbe affidare la società a qualcuno esperto, insomma, di finanza o qualcuno che lo possa gestire fino a fine campionato, in attesa di cercare degli investitori, degli acquirenti seri, ma seri significa non che oggi uno parla e domani metto i soldi. È il momento buono adesso, se si riesce a garantire la sussistenza della società fino al campionato, c'è il tempo per poter far vedere a chi fosse realmente interessato che cosa va a comprare. Grazie, la strada che il sindaco è d'accordo? Sono perfettamente d'accordo, Ius, esattamente quello che ci siamo prefissi di fare, per cui i contatti con gli imprenditori sono già attivi, si tratta adesso di coagularli intorno ad un nome di riferimento che non può necessariamente essere il mio, perché io sono figura istituzionale, io sto facendo una sorta di chiamata alle armi da parte dei guerrieri, ma i guerrieri ci sono, si tratta di vedere quanto si riesce a mettere insieme in termini di somma di capitali per poter fare, come detto giustamente lei, un bilancino da qui a fine campionato, quando poi il titolo sportivo verrà venduto. Siamo in chiusura, grazie a Gianluca Ius, buona serata. Buonasera, buona, arrivederci. Infine, quindi ai tifosi cosa gli diciamo? In chiusura possono stare, cioè, tranquilli, non si può promettere nulla. Diciamo che ci si sta lavorando in più di uno, non è che sono soltanto io, ci sono tante persone serie che stanno lavorando a questa vicenda per portare fuori dal fango questa società. Per mantenere, questo è importante, il titolo sportivo in capo all'Arezzo Calcio, che non deve fallire la terza volta. Qui ci si mette tutti la faccia, io per primo. Tra l'altro, il fallimento senza un seguito porterebbe la squadra nei super dilettanti, non nei comunque dilettanti. Come comune non siete interessati a avere Neus come interlocutore? Insomma. Assolutamente no, assolutamente no. Noi ho bisogno di avere intorno degli imprenditori aretini, che qui si giocano il loro nome, quindi scusatemi la parolaccia, ma di sciocchezze non ne fanno. Grazie al sindaco Alessandro Ghinelli, grazie a Gianni Brunacci, buona serata.